Semplicissimo. Lei ha fatto il vuoto intorno a sé. La quiete prima della tempesta. Dopo 7 anni che la possiedo e 5 che non la guido. Ve la racconto. Una 5 porte che se non avesse quella presa d'aria sul cofano e quell'alettone dietro, sembrerebbe anche l'auto di tutti i giorni. E invece, lei si presenta con un blu che sotto al sole non ho mai visto niente di simile. Ma la cosa più bella, sai qual è? Che sotto nasconde un DNA da rally. Trazione integrale permanente, differenziale autobloccante davanti e dietro, 3 pedali e il cambio manuale a 6 rapporti. Di cui le prime 4 marce cortissime e la 5ª e la 6ª più lunghe. Comprata nel 2015 da unico proprietario, maniaco come noi, pagata 8.500 euro in perfette condizioni. Ci ho messo sulle mani nella mia officina, paraurti custom made in vetro resina, tuning estetico sì, ma anche delle migliorie al motore, freni e assetto. Non troppo, il giusto. Un'auto senza senso. La mia Subaru Impreza STI. Un'epidemia nella mia testa. Perché ti preferirei tra 1000? Qual è il tuo segreto? 2 anni fa mi son detto: possibile che il mio parere non sia di parte o che sia dettato dall'inesperienza? Quindi ho deciso che ne avrei guidate altre, dal valore molto più alto, dal nome molto più blasonato, e che non avrei più toccato la Subaru fin quando non sarei stato maturo di esprimere un giudizio obiettivo. Lei vale 25.000 euro oggi, ma che valore ha quando ti trasmette così tanto e quando ti fa emozionare come poche auto al mondo, o forse come nessuna? Metti, c'ha una telecamera su sta Subaru, no? Sì. 8 telecamere fino adesso. Una Insta360 per il cambio. Qui abbiamo una che guarda il pilota. Lì c'è una Go2 che guarda il contagiri. Abbiamo un'altra Insta da 1 pollice, sensore da 1 pollice perché lì sotto è meno luminoso. Pedali. Poi abbiamo la Canon R5 qua microfonata. 360 sul tetto. Poi abbiamo una GoPro sullo scarico. Abbiamo anche il vetro per far vedere come guidi. C'è anche la mini, che poi bisogna fare il test pure di quella. Lo faccio io. Smontate i sedili, perché siamo arrivati qua con i sedili montati. Tutto perfettamente a norma. Ciao ragazzi, prima di salire in macchina preparatevi, lasciatemi un like, un commento, ci tengo tantissimo, voglio sapere che ne pensate veramente della Subaru. Mi piacerebbe tanto che chi non lo fosse si iscrivesse al mio canale e vi invito anche ad andare qui sotto in descrizione a vedere il link che vi lascio, www.simoneracing.com, che è lo sponsor di questo video, per acquistare dei prodotti che io ho acquistato per la mia Subaru. Vedi lo sgancio rapido, ma anche le luci a LED che rendono la Subaru, che ha 20 anni, un'auto moderna. Tornando dall'Abruzzo a Roma in autostrada avevo un fascio di luce bellissima, bianca, che veramente la svecchia molto. Li puoi acquistare utilizzando il mio codice sconto ODP15 qui sotto in descrizione e sarai bello da morire come non lo sei mai stato. Andiamo a bordo, forza! Da oggi in poi, quando mi giro il cappello, vuol dire che sto guidando una super macchina. Da oggi in poi sarà così. Per super macchina non intendo il suo valore intrinseco, il segmento, il lusso, i cavalli, la potenza, la velocità, il suo aspetto estetico, non mi importa. Io intendo quel ineluttabile, imprescindibile colpo al cuore che una macchina che è dotata di motore 4 ruote e in questo caso di anima, questa macchina c'ha un'anima, può regalare improvvisamente. È un rapporto a pelle, una sensazione che è on off. O ce l'hai o non ce l'hai.
7 anni fa comprai questa macchina, 8.500 euro la pagai, nulla per quello che mi regala. Sì, ci ho messo le mani, sì, l'ho sistemata, sì, quello che vuoi, ma lei nel DNA è una macchina da rally e c'ha anche i sedili dietro, non adesso, ma io sono arrivato qua con i sedili originali. Ma questo DNA da rally, questo modo di guidare, questa trazione integrale, permanente, differenziale, autobloccanti davanti, dietro, centrale, oddio mio, questa qui è quella macchina che istantaneamente mi ha fatto perdere il lume della ragione. L'ho amata dal primo momento in cui l'ho vista. E oggi questa macchina è per voi. 345 cavalli non è una follia, prime quattro marce cortissime, tutte di puro piacere. Mamma mia, raga. Punta d'acqua, si fanno davvero bene, la puoi forzare, puoi uscire forte fuori dalle punte e lei tiene, tiene, quanto tiene questa macchina, guardate. E senti queste marce, 1, 2, 3, subito pronte, vai come un diavolo, io sfido chiunque a stare dietro a una Subaru del genere su strade così. Mamma mia, Toyo, montale Toyo, R888 qui sotto, gomma che tiene da paura, questa macchina non sottosterza, ti permette di andare così forte che neanche te ne rendi conto. Il bello sarebbe avere una macchina più potente con trazione anteriore su una strada del genere e vedere poi alla fine chi arriva prima giù. Che spettacolo. Ragazzi, ragazzi, il mio mostro blu con cerchi oro che sputa fuoco. E poi, ragazzi, questo volante a calice qui in bocca praticamente ti trasporta in una dimensione che non è reale, perché sembra di stare in un rally. Che bomba. Comunica più di qualunque altra cosa al mondo. Oddio! Io non credo neanche un Lamborghini super leggera in una strada del genere ti sta dietro. Sono sicuro, sono sicuro. Tu ti rendi conto? Ci sono controlli, ragazzi, eh? E come mamma l'ha fatta questa, come mamma l'ha fatta, bella bella che sei. Qua dentro è un rally e la benzina è finita. Sassi, sassate ovunque, le sento proprio sotto al mio culo. Mamma mia quanto trasmette questo sedile. Continuo a spruzzare l'acqua demineralizzata sul mio intercooler, che non è stato spostato, non è messo davanti, anche perché io non ne faccio un uso da pista di questa macchina. È rimasto lì, bello originale, che ti guarda col suo bel sorriso e la sua scritta STI, Subaru Technica International, WRX, WRX, sta per World Rally Experimental. Ragazzi, i giapponesi. I love you Japan, I love you Japan. No, questo non è salire, questo è aggredire, aggredire. Non posso spingerla al limite, signori, ho ancora bisogno di trovare quella memoria muscolare che
che avevo acquisito con questa macchina tanti anni fa, per 6 anni non l'abbiamo guidata. Lei decide di uscire così dai tornanti. Ascoltiamola 2 secondi senza parlare. Questa è una quarta marcia, signori, ascoltate la quarta marcia. Quarta. Punta d'acco che è una bellezza. Strada sconnessa. Sì, è vero, l'assetto è un po' duro. Diamo un bel piste. Andiamo a migliorare il gioco. Quanto tiene? Sentite la trazione qua, avete sentito? Il differenziale autobloccante davanti e dietro cosa fa? Come ti porta fuori? È un piacere! World Rally, ragazzi! Guarda come esco! Chiamami una Porsche, chiamami un Ferrari, chiamami chi vuoi, ma qui su queste strade con lei non ce n'è per nessuno al mondo. Quanto ti perdona, tra l'altro. Dio mio, Dio mio. Grande la Toyo R888. Non credevo tenesse così tanto sta gomma. E invece è pure vecchia. Questa gomma ha fatto 1000 turni e ancora tiene la strada. Mamma mia che macchina, signori, questa è in assoluto la miglior macchina che io abbia mai guidato in vita mia. Mi manda al manicomio. Non ce la faccio, non la posso descrivere in un video solo. Discorso di ricaricasse? Che bisognerebbe venirci una volta a settimana in posti come questo. Senti che pace, cioè ti ricarichi proprio le batterie, stacchi un attimo dal mondo. Esatto. Non si può descrivere questo gioiello dell'ingegneria giapponese del 2002 in un unico video. Volevo la 100 ma non l'ho trovata in questo periodo, è difficile pure reperire la benzina buona, vabbè, è andata così. E comunque come va? Scusa che non ti ho messo la 180, perdonami. E tu mi fai emozionare, io sto sudando. Madonna, senti che caldo qua dentro, Dio! Che macchina! Dio, è mia. E io ne ho guidate tante ultimamente, veramente troppe. Questa è in assoluto la miglior macchina che si possa possedere per divertirsi al mondo. Tu renditi conto la velocità con la quale sale. Guarda. Seconda, terza, quarta marcia, a lei non gliene frega una mazza. Senti come esce. Altro che BMW, raga. Altro che Porsche, raga. Sì, vieni con un Porsche qui, vieni. Quando mio figlio vedrà questo video dirà: papà, perché non mi ci hai portato? Perché sei troppo piccolo, amore mio, non ti voglio rovinare l'infanzia. Poi ci pensi troppo.
nel 2015, comprata nel 2015 da unico proprietario a Roma. Era un po' stanco di questa macchina, voleva qualcosa di più spendibile, più friendly user. Veniva da un deltone sto tipo e l'aveva già svenduta. Poi mi ha venduto la Subaru a me a 8.500 euro, adesso la macchina vale circa 25. Ho colto l'occasione perché, insomma, passavo da un M346 a questa. Amore a prima vista, macchina molto più permissiva, nel senso la voglio modificare, voglio fare del tuning estetico, non avevo la paura di toccare il mostro sacro tipo la M330, capito? Guai chi la tocca, giustamente. La Subaru invece nasce un po' debole con quel paraurti così, esteticamente non era bellissima, sti fari tondi, vabbè, non era il massimo, però aveva già dei bei muscoli, mi piaceva, il potenziale di sviluppo era grande, quindi mi ci sono messo con i pezzi di cartone, lo scotch, no, nel garage, un po' sognando come fanno tanti ragazzi, per darle una forma un po' più accattivante davanti, e piano piano, grazie alle mie doti tecniche che conoscete tutti sul canale dei restauri, sono riuscito a fare questo paraurti in vetro resina. Mi sono divertito tantissimo. Poi la macchina è stata riverniciata, sistemata, è stato fatto un cambio dei cerchi Japan Racing belli, con un bel oro che spicca ancora di più di quelli originali, e poi tutto il tuning del motore. Non vi dico tutto quello che c'è in questo video, se no diventa lungo, la mettiamo sul ponte nel prossimo da Officine Cubo, tiriamo sulla macchina e vediamo cosa c'è dentro. Però con una cifra del genere, oggi nel 2022, dove le macchine sono sempre più filtrate, lo sappiamo, per avere quelle emozioni di guida, quella cattiveria, quell'ignoranza, quella sostanza, quella croccantezza di tre pedali, cambio corto, erogazione cattivissima, turbo che fa 8000 giri sta Subaru, attenzione, bisogna guidare delle macchine che valgono almeno il doppio. Voi sapete che io nel canale ho portato un botto di macchine fighe ultimamente, grazie a Dio sono fortunatissimo. Lotus Exige Cup S, la Porsche GT3 RS, la Porsche GT3 992 pazzesca, la Giulia GTAM, la Lamborghini Superleggera, la Ferrari 430 scuderia che ha guidato Michael Schumacher. Ho guidato la 488, la Nissan GT-R R34 Skyline da Honda NSX, la Nissan 370Z, la BMW M2 Competition, il Deltone, la Ford Sierra Cosworth 4x4. C'è un elenco enorme sul mio canale di supercar che ho guidato, eppure, per il mio gusto, in termini di rapporto qualità-prezzo, ti dico che questa Subaru, che tra l'altro ha una manutenzione bassissima e dei costi di gestione buoni a parte il carburante, è la miglior guida che Matteo ha fatto. E non sono qui a dirvi che quella in assoluto era meglio, perché ognuno ha i suoi gusti. Per me è così. Una macchina che, inutile dirlo, io non venderò mai. Da sbarbatello a 20 anni, come magari alcuni ragazzi fanno oggi, a comprare una macchina, io questa non la venderò mai, non, è una macchina stupenda, meravigliosa, ti innamori giustamente. Poi passa qualche anno e la dai via. Io questa l'ho promessa a mio figlio, a 18 anni sarà la sua, la Mini è di Leonardo, la Subaru di Valentino, la Mini di Leonardo, e a parte quello, a parte la promessa ai miei figli, è una cosa che per me è una follia vendere un'icona, una macchina che ha fatto la storia del rally, la Bagai poi in assoluto questa, perché prima della Blow By già aveva qualche cosina in più a livello elettronico, col manettino potevi cambiare le impostazioni neve, asfalto, terra, insomma questa invece non ha niente, trazione integrale permanente, senza diavolerie elettroniche, come mamma l'ha fatta, a parte l'ABS, vabbè, però è quella che secondo me era più ignorante, e le macchine ignoranti a me fanno impazzire, io sono molto rock and roll di spirito e le auto nuove non mi danno quel brivido, ecco, quindi la Subaru, col cavolo che la vendo, scusate il gesto, belli, andiamo in macchina. Raga, io non sono di parte, ve lo giuro, ne ho guidate tantissime, volevo essere maturo prima di fare questo video, volevo essere concreto, sincero, obiettivo con voi, perché mi seguite con affetto, io ve la volevo raccontare senza cazzate, senza essere di parte, farvela sentire dopo aver maturato esperienza di guida. E questa è l'esperienza di guida. Qui bisogna lavorare un pochino sull'assetto, bisogna lavorare sui freni, sulle gomme, fare un po' di angoli, anzi ringrazio Ciardullo che me li ha fatti per quello che è l'assetto in maniera
eccellente, grazie Luigi. Ti ci porto anche a te a fare un giro qua e poi insomma fare delle migliorie un po' sotto ogni punto di vista, ma la macchina già così ti fa impazzire, ti fa impazzire. Sfido chiunque a salire qua sopra e dire no, non mi piace sta macchina. È impossibile. Le sassate che sto prendendo, ma sono quelle che prendi regolarmente con tutte le macchine, solo che qua te ne accorgi perché non c'è l'antirombo qua sotto, non c'è un'emerita minchia, quindi senti tutto. Oltre che questo sound dallo scarico, questa valvola pop off che ti sputa l'aria nel cervello e ti fa godere. Quando entra il turbo, signori, ti metti le mani nei capelli. È qualcosa di incredibile. What is this car? Che bella, poi blu con cerchioro. Hey, what's up? Mamma mia. Impressione a caldo. Vola, vola, ma sembra che c'hai controlli. Cioè, la tiri a cannone, per farti male devi fare veramente lo stronzo. Perché sennò è spettacolare. Mamma mia, poi sale, va, inutili le marce. Cioè, quando la guidi, no? Come sensazione di guida. Mm. È fighissima, Te dà l'idea, ci sali con la paura perché giustamente comunque sali su un mostro. Ti ho detto vai piano, infatti non sei andato piano, ok. Va bene. Però così. Poi dopo, cioè, appena capisci come funziona, non aspetta, vai a fionda. Fiducia. Vai a fionda. Questa qui ha 60-80 kg in meno, quindi stiamo parlando di 1350-1380 kg, che sembra che pesa di meno. Molto. Ma poi da fuori che sound. Pat, come suonava da fuori? Come suona da fuori? Dio Bonin. L'ultimo vero bolide da rally stradale. Ti accorgi che hai una Subaru Impreza quando non comprendi perché le altre auto restano bloccate nella neve. Ti accorgi di avere un'auto dal sound migliore di una muscle car. Speri che l'indomani, in pista, venga a piovere. Vai più veloce nel misto che in autostrada? Non noti differenza tra guidare sull'asciutto o sul bagnato. Sei molto più concentrato sul contagiri che sul contachilometri. Non ti stanchi mai del suono del tuo scarico che proviene da quel motore boxer 4 cilindri 2000 turbo. Non vuoi altra auto che non sia Subaru. Pensi che cerchi più grandi da 18 siano ridicoli e ovviamente pianifichi un viaggio tenendo conto dei distributori con benzina a 100 ottani. Ragazzi, spero che questo video sia piaciuto. Mi raccomando, lasciatemi un like, un commento, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo prestissimo con altri video della Subaru, della Mini e non solo. Buona domenica a tutti e ciao!